Ciao, oggi voglio parlare con voi dell'organizzazione, della strategia da avere nel nostro lavoro, nelle nostre agenzie, anche a lungo termine. Cioè non guardare soltanto il breve, ma guardare nel lungo. E mi spiego. Io nell'ultimo anno ho fatto circa 1 milione, 1,2 milioni di rami elementari, non auto. Nuova produzione, ok? Per cui, come sapete, è una bella agenzia che ho creato praticamente in un anno di rami elementari. Ma questo è un obiettivo nel breve, nel senso l'ho fatto in un anno o due, in base a strategie e tattiche che ho adottato. Ma so che è una cosa che non potrò ripetere ogni anno, perché è una strategia mirata nel breve periodo. Ecco. Quando si fanno queste cose, uno rischia di sedersi sugli allori, cioè quando uno anche fa meno, ma magari riesce a fare dei buoni risultati, si ferma lì, magari fa un'iniziativa, fa una collaborazione, una convenzione e pensa di aver raggiunto l'obiettivo. Nella strategia a lungo termine, questo purtroppo può essere un danno. E mi spiego, perché poi tutte le risorse sono concentrate su quello, il momento che finisce quello è finito tutto. Ecco perché invece, da oltre un anno, da appena ho iniziato a fare questo tipo di produzioni e ho capito che si sarebbe arrivati a certi risultati, ho cominciato a pensare a fare e che cosa fare in futuro per avere una crescita costante. Poi ognuno ha i suoi propri obiettivi, potrebbe essere fidelizzare il portafoglio. Può essere anche diminuire, come ho detto alcune volte, il portafoglio, qualsiasi sia il vostro obiettivo. Ma dovete studiare strategie molto prima, perché il cambiamento di spostare la nave è lungo, ci vuole molto tempo. Non si può dire faccio un post e adesso da rami elementari produco auto, anzi produco cauzioni, anzi faccio polizze vita. No, è lungo spostarsi, la strategia è lunga, anche perché i clienti ti devono conoscere in una certa veste, in un certo modo. Devi farti conoscere tu in una certa maniera, devi acquisire fiducia e poi soltanto dopo arriva la produzione. Fare polizze è la fine di un processo di organizzazione, un processo di organizzazione anche strategica di marketing. Ecco perché vi consiglio anche un libro. Sapete che pur leggendo tanto consiglio poco i libri, nel senso è un po' bello che ognuno si faccia la propria scelta, la propria identità di libri e vada a prendere i pezzi che vuole. Per cui non voglio imporre qualche libro, per cui leggete tutti i tipi di libri inerenti al nostro lavoro, al marketing, alla comunicazione, quello che volete, perché si impara sempre da tutti. Io leggo moltissimo e questo mi aiuta tanto. Però questo libro mi sento di consigliarlo. È il libro di Michele Ferrero. Condividere valori per creare valore. Questa è la sua biografia. Qui troverete tanto, tante, tante cose. Se andate nel gruppo LinkedIn di marketing assicurativo, vedete che ho messo alcuni pezzi. Sono solo alcuni. In realtà ci sono tante visioni giuste per il futuro. Okay? Voi dovete puntare a quello, la visione giusta per il futuro, come pensare per costruire la vostra azienda. E anche copiando il padrone della Ferrero si può imparare tanto, si può costruire una bella agenzia. Fatelo perché questo è il vero marketing, perché alla fine sapete che cosa dice? Che chi comanda è il cliente, non sono i budget, non sono i direttori finanziari. Non sono i direttori di produzione, non sono i vari ispettori. No, no, chi comanda è il cliente. Se il cliente ti sceglie, hai vinto. Se il cliente non ti vuole, nulla serve. Ciao, alla prossima.